Il Teatro Marrucino di Chieti riapre le porte al suo pubblico, ripartendo dalla stagione lirica, presentata questa mattina in conferenza stampa nel foyer bar del teatro. Distanziati con Green Pass e muniti di mascherina, ma finalmente in presenza. Così si potrà tornare a teatro a partire dall'8 ottobre, quando le porte di un rinnovato Marrucino torneranno ad accogliere il pubblico che tanto è mancato in questi lunghi mesi di pandemia. Maestro Ettore Pellegrino, direttore artistico della Deputazione Teatrale del Teatro Marrucino, qualche anticipazione su questa stagione lirica? Certamente tornare a teatro col pubblico finalmente ci rende merito di tutti gli sforzi e del lavoro che siamo deputati a fare sul palcoscenico. Lo scorso anno che abbiamo prodotto le opere liriche in streaming, per cui senza pubblico, è stata una bellissima operazione per ristorare i lavoratori e tutte le compagini del teatro, ma certamente senza l'applauso finale era un silenzio assordante e stridulo. Quest'anno porteremo in stagione come apertura La Traviata di Giuseppe Verdi e la particolarità quest'anno è che ci sarà un grandissimo direttore d'orchestra, uno dei direttori d'orchestra più famosi del mondo, che si chiama Daniel Oren. E la Traviata verrà presentata l'8 e il 10 di ottobre, la prima venerdì 8 alle 20:30, domenica 10 alle 17:30 come seconda. Poi vi do un'anticipazione delle prossime opere, un Elisir d'amore di Gaetano Donizetti 12 e 14 novembre e Maria de Buenos Aires, opera di Astor Piazzolla, fatta in coproduzione con Ravenna Festival, Pisa, Livorno e grandiosi teatri, per la regia di Carlos Branca, verrà portata sul palcoscenico il 12, domenica 12 dicembre. Paolo De Cesare, vice sindaco di Chieti, finalmente si ritorna tutti a teatro in un teatro marrucino riqualificato. Ci sono ancora i lavori in corso, ma sarà tutto pronto per la prima di questa stagione lirica? Esattamente, dice bene, non solo torniamo finalmente al teatro e a fruire della cultura, ma torniamo ad un teatro riqualificato, restaurato, restituito alla città in maniera più inclusiva, più accogliente, innovativa, perché ci sarà tutto un processo di digitalizzazione anche attraverso le nuove sedute, i monitor che ci saranno dietro ognuna di queste, ma anche e soprattutto la cosa molto positiva è l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei diversamente abili. Diego Ferrara, sindaco di Chieti, il Teatro Marrucino sarà inaugurato il prossimo 7 ottobre e tornerà ad essere finalmente un luogo importante anche di incontro della cittadinanza. Non solo importante, ma anche tornerà alla sua vocazione primaria, cioè quella di un teatro popolare per il quale l'intera cittadinanza sarà invitata a partecipare non solo agli spettacoli, ma anche alla visione stessa del teatro rinnovato.